Ciao ragazzi, benvenuti su Italian Film Collector Channel, un video mania. Sono qui per la rubrica Import e niente, volevo innanzitutto spiegare perché queste rubriche nascono, questa è Chicche dal passato, semplicemente per dare modo ai collezionisti, tutti, ovviamente quello che ovviamente nel mio piccolo posso proporre, come dico sempre, incuriosire e quindi magari farvi scoprire edizioni che non conoscevate e che quindi potete poi provare a recuperare. Ovviamente non sono quasi mai edizioni di facile reperibilità, però appunto poi non solo incuriosirvi, se comunque vi fa piacere e siete appassionati come me di questo mondo, appunto potete dare un'occhiata da vicino a edizioni che magari non avete. Va bene? E niente, passerei subito a farvi vedere quella di oggi, che è questa bellissima valigetta di Inception, edizione tedesca. Ce ne sono varie versioni, poi c'è una storia particolare di questa qui mia, che vi racconterò. Ovviamente è in metallo, ragazzi, è molto molto bella. Allora, praticamente la storia particolare di questa valigetta è che chi me la vendette all'epoca, convinto di essere furbo, me la mandò senza steelbook dentro, ma con una semplice Amarai, una Amarai italiana, l'edizione è tedesca. E niente, fortunatamente dopo che gli tirai le orecchie mi fece un forte sconto, praticamente l'avevo pagata tipo 50 euro, me la fece 25 euro, cioè comunque un affarone. Poi nel tempo ho recuperato la steelbook che vedrete all'interno, che è quella che lei portava normalmente all'interno. Allora vorrei farvi vedere le finiture. Guardate che bella, non so se si vede. Aspettate che alzo un po' le luci. Ecco, alzando un po' le luci perché mi facevano, ce l'avevo troppo ad altezza delle mani e quindi mi facevano ombra. E niente, guardate le finiture, c'è questo acciaio lucido, la valigetta in alluminio, abbiamo questi tacchetti in gomma, tra l'altro messi con delle punzonature e anche le cerniere sono in acciaio lucido. Andiamo ad aprire e vedere il contenuto al suo interno. Si presenta così. Quindi abbiamo la steelbook che vedremo, il cartaceo e anche la bellissima trottola. Scritta Inception. Chi ha visto il film sa di cosa parlo. Niente, la riponiamo. Quindi questo è il gadget. Abbiamo questo cartaceo, che sono delle cartoline. In questo caso vere cartoline, potete vedere proprio delle postcards. Quindi potete anche spedirle, volendo. Inutile che ve le giro tutte, ragazzi, sono in formato cartolina. Lui, uno tra i miei attori preferiti, è il buon Cillian. Leonardo DiCaprio. Ragazzi, cast stellare, inutile. A me il film piace tantissimo. Ovviamente lo posseggo anche in 4K, ho il cofanetto in 4K con tutti i film di Nolan. E non mi manca sicuramente questo. Io sono tra i suoi, diciamo, fan del regista. È un regista che divide molto. Io sono tra i suoi, diciamo, sono tra quelli che, diciamo, lo adora. Quindi passiamo a vedere la steelbook. Eccola qui. Ah, qui abbiamo anche, la ricordavo bene, questo qui, tra l'altro. Molto bella anche internamente, in finto velluto, è fatta bene, ragazzi. È una bella edizione. Questa l'ho avuta per molto tempo esposta. Questa è la vera valigetta di Inception. Quindi è la, diciamo, sono le istruzioni, diciamoci, per ovviamente chi ha visto il film sa di cosa parlo, quindi è simpatico come contenuto cartaceo. Ma passiamo alla steelbook. Eccola qui. Abbiamo questa steelbook con la sua slip case in plexi.
ovviamente qui abbiamo tutto scritto in tedesco, c'è l'audio italiano, comunque c'è l'audio italiano in questa edizione, e la steelbook, ragazzi, è favolosa. Guardate che bella riproduzione delle scene del film. È bella, bella, bella. Vedete la costina. All'interno abbiamo i due dischi Blu-ray, perché uno è il film e l'altro sono i contenuti speciali. Così si presenta all'interno. Ragazzi, è favolosa questa steel. È una delle steelbook più belle che io abbia in collezione. E lo dico proprio tranquillamente. Andiamo a riporre i dischi. Ragazzi, queste sono quelle edizioni, ormai immagino anche un po' difficilotta da trovare, però magari se la trovate, siccome è uscito il 4K, magari qualcosina da non, diciamo, proprio svenarvi, la trovate. Quindi da vedere un po' su eBay, magari trovate qualcosa lì. E quindi, ragazzi, l'edizione è molto bella. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta, fatemi sapere se vi piace questo tipo di rubrica. Ovviamente i video vengono automaticamente un po' più corti, perché come vedete facciamo vedere soltanto l'edizione, quindi non ci sono vari unboxing e via discorrendo. E mi raccomando, le iscrizioni, perché praticamente, come dico sempre ormai in ogni video, più del 50% delle visualizzazioni arriva da non iscritti. A voi non costa nulla, a me dà una mano, non economica perché non monetizzo, ma dà una mano appunto ad andare avanti, almeno ad arrivare a quei fatidici 1000 che mi consentirebbero un po' di monetizzare, anche se non cifre enormi, ma almeno qualcosina verrebbe ripagato dello sforzo. Siamo a 550, stiamo crescendo tantissimo nell'ultimo periodo, ovviamente sta venendo ripagato anche il mio sforzo di fare qualcosina in più, perché come vedete vi sto portando contenuti nuovi almeno ogni 2-3 giorni, a volte anche di meno. Quindi il mio sforzo c'è, la vostra risposta a quanto pare, almeno nelle visualizzazioni, ce n'è, vi state iscrivendo, ma vi invito ancora ad iscrivervi di più. Ovviamente invitate chi è amante del nostro amato mondo dell'home video ad iscriversi al mio canale. Ragazzi, per ora è tutto, io vi saluto, ci vediamo presto, arriveranno tante chicche questa settimana, rimanete sintonizzati, attivate la campanella. Ciao a tutti!